nostri saluti. Angelo, buongiorno. Ciao, ciao a tutti. Siamo di fronte a casa tua, qua a Calderara. Ciao al blog La Miltiro. Ah, grazie, sei preparato. La domanda iniziale è: perché non ti si vede più a Bologna? Ma sai, prima ero sempre in centro a fare colletta, a chiedere gli spiccioli, adesso ho trovato qualche lavoretto, insomma così, quindi non... Diciamo che un po' mi aveva anche scocciato. Cioè una svolta, un po' ti eri scocciato di non lavorare? No, un po' mi ero scocciato di chiedere gli spiccioli, ho avuto qualche altra opportunità, quindi... Poi mi ha preso molto questa cosa di Calderara, questa attività con l'associazione a Calderara Garibaldi 2, poi sapete com'è, poi cominci a prendere degli impegni con questo e con quello. Ma con questo e con quello, però è da un po' che non ti si vede, da quanto tempo? Sono 4 anni. Cioè, 4 anni? 4 anni. Adesso non lo so, perché comincia a essere un po' troppo in bolletta, può darsi che ci torno. Ah, questo è un annuncio? Sì, sì, è un annuncio. Questo è un annuncio? Può darsi che se non ho altre opportunità e sono in bolletta, ritorno in centro come prima. Beh, però non lascerai certo la tua presidenza dell'associazione di condominio Garibaldi 2. No, cioè, ma questo poi non lo decido io, lo dovranno decidere democraticamente gli associati. Certamente. Senti, comunque devo dire che molte persone se lo domandano, adesso forse se lo domandano perché Angelo non c'è più. E a molti piaceva un po' la tua frase. Aiutami signore, sono messo male, aiutami ti prego. Ho visto che è stata ripresa, sono povero, aiutami, sono messo male. Sì, poi dai anche... Poi... Dicevi anche di quanto magari potevi aver bisogno. No, no, non dicevo mai. Anzi, secondo me era una regola di non dirlo, di lasciare libertà. Avevo iniziato con la storia delle 100 lire, però appunto, all'inizio. Che anni? All'inizio. Prima dell'euro. Delle 100 lire, no, ma anche prima ancora. Cioè, la frase esatta qual era? Quella che ti veniva meglio? Aiutami, sono messo male, qualcosa per mangiare. E le 100 lire come entravano nella frase? No, le 100 lire erano all'inizio, i primi anni che ero qui, la storia delle 100 lire, ma poi... E qual era? Dammi 100 lire, hai 100 lire, dammi 100 lire. Poi dicevano, ma mi servono per l'autobus, perché allora c'erano le macchinette dell'autobus. Che mi fa evidente, costava 100 lire. Costava 100 lire. Adesso costa 20 volte di più. Sì. Costa un euro. Adesso devi mettere un euro, però sì. Oh, fanno dei lavori là, Ah, qui sarà qualcuno in casa che... Autoriqualificazione, vabbè, senti. Sì, sì, qui c'era qualche proprietà. Però non era l'unica frase quella lì, sì. Cosa ti ricordi? Ma era prevalentemente sì, quella, no, sono povero, sono messo male, qualcosa per mangiare. Però avevi un gran successo. Sì, sì, no, ma andava bene, l'ho fatto per 25 anni, Finito di studiare all'università, ho preso la casa qua. Sì, non ho capito perché tu hai fatto l'università e anche abbastanza brillantemente, mi sembra. 110 lode con Roberto Grandi in comunicazione di massa. Sì, qual era il titolo della tua tesi? La tesi, ti si intitolava la tua tesi? Era un che avevo preso una notizia di una manifestazione, cioè preso una notizia su un giornale, la Corriere della Sera, Repubblica, il giornale mi sembra che è. Sono da 4 giornali e poi avevo analizzato alla luce della semiotica di Gray Mass. Come era stata trattata quella notizia lì. A seconda della testata? Sì, sì, utilizzando la semiotica greymassiana. La notizia, che notizia era? Era una manifestazione contro Berlusconi nel 94, il primo anno del governo Berlusconi, una manifestazione. Hai preso in considerazione Corriere, Repubblica? L'Unità, Repubblica e poi era un giornale di destra, mi sembra che fosse il giornale, perché Libero non c'era ancora. Okay, se fosse il giornale. Vabbè, poco male. C'era di era di Feltri già, mi sembra, di ricordare. Forse però... forse quell'epoca era l'Indipendente, comunque. No, non era l'Indipendente. No, era già finita. Era il giornale. Era comunque, già finita l'esperienza. Comunque c'era Feltri, sicuramente. Comunque tu hai fatto l'università con Roberto, lo vedi ogni tanto Roberto Grandi? Sì, sì, l'ho visto recentemente. Diventato presidente di Promo Bologna adesso. Ah, non so cosa che sta facendo, però l'ho visto. So che è stato per anni... Prorettore, ha girato il mondo. Sì. Cosa ti dice Roberto? Ha fatto gli auguri, sto contento di avermi rivisto. Anche lui si sarà chiesto. Dopo tanto tempo, sì, infatti. Sì, non hai mai pensato però di proseguire la carriera universitaria, comunque gli No, studi. Poi ho studiato come per internet, ho fatto dei corsi per imparare a fare i 730, le dichiarazioni dei redditi, che è una delle attività principali degli ultimi anni. Sei specializzato in quello? Sì, negli ultimi anni sì. Anche qua ai ragazzi del condominio? Sì, sicuro, certo. Ah. È tra le cose che prendi facciamo molto? La dichiarazione di... Prendi molto? No, adesso questa cosa qui... Con la dichiarazione quanto prendi? No, io sono stato dipendente di Teorema, l'anno scorso ho fatto collaborazioni occasionali con un altro CAF, ecco. Quindi ho preso quanto prendono tutti quelli che lavorano. Senti, forse torni però. E forse se non trovo da lavorare neanche in questo settore qua, certo mi toccherà tornare.
Via d'Azeglio molto, Archiginnasio. Sì. Quali sono i tuoi luoghi preferiti? Via d'Azeglio, Via dell'Archiginnasio, Vabbè, ho appena detto io Via questo. Clavatura, Ah, sono scusa, sì, quelle. ah, sì, Via Confermo Clavatura, l'angolo di Piazza l'angolo di Maggiore, Piazza Maggiore. Viogo Bassi, in Secondo me quando passato torni, Via Zamboni, Via Viogo, Guerrazzi, in Via Zamboni passato adesso, Via Guerrazzi. Via Guerrazzi No, anche, Via sì. Zamboni all'inizio, sì, i primi anni che... Piazza Cavour no. Piazza Cavour no. Piazza Santo Stefano Piazza Santo Stefano no. sì, Un Via pochino, Santo gli Stefano Orefici. sabato e domenica sì, Gli gli Orefici. Orefici sì. Mica tanto. Secondo me quando torni avrai un grande successo. Questo non lo so, Ma come non lo sai? Non ti manca, questo ma non ti manca un po' Bologna, un po'. no. Ma sì, ogni tanto veniamo. Adesso con tutti gli impegni qua, ripeto, come quando conosci le persone, hai una cosa, un'altra ancora, dopo finirebbe di mancare questo. Senti Angelo, chi vuole comunicare con te? Come fa? A parte venire qua in via Garibaldi 2 a Caldera L'email è Regheleno. sempre la stessa, mob4703 Sei un chiocciolaiperbole.bologna.it. Ripeto, iperboliano, bravo. mob4703 Poi chiocciolaiperbole.bologna.it. c'è un sito. E il sito è www.bologna2.it, scritto tutto in lettere, che è il sito Minuscolo. nostro qua dal 98, dove trovate tutte le informazioni su Garibaldi 2. Sulle attività che facciamo, c'è una rassegna stampa, ci sono le delibere del comune su C'è tutta tu, sta c'è roba qui. il tuo mondo. In attesa di rivederti, sulle, nelle vicinanze di Piazza Maggiore. Non lo so, ecco, cioè, Eh? mi rivedrete lunedì alla manifestazione degli immigrati, sicuramente dalle 5 in poi in Piazza Nettuno, visto penso che verrà anche qualcuno di loro, immagino, con Certo. sciopero dei cittadini Ecco, immigrati. intanto Intanto diamo questo appuntamento qua. diamo questo appuntamento Domani qua. l'altro. Lunedì il concentramento alle 3, io sarò presente lì dalle 5, 5 e mezza in poi. Perfetto Angelo, ciao, grazie. Ciao a Ciao, tutti. ciao, ciao.